Il derby tutto a tinte nero-verdi se lo aggiudica il Castelnuovo che batte per 3-1 all'Angelini il Chieti. Complimenti alle due formazioni per aver dato vita ad una partita vincente, giocata a viso aperto fino al triplice fischio finale. Mister Lucarelli recupera in extremis l'ex Luca Fabrizi, a cui affida una maglia da titolare in avanti al fianco di Akamadu. Nel 3-5-2 d'inizio gara spazio per Dimino sulla fascia di destra, mentre a centrocampo non c'è Verna, al suo posto gioca Puglielli. Una novità per Guido Di Fabio, uno degli ex della gara, che un po' a sorpresa schiera Morelli sulla tre quarti con Ragni che si accomoda addirittura in tribuna. Parte subito con il piede premuto sull'acceleratore il Castelnuovo, che prima si vede giustamente annullato un gol per fuorigioco di Ripa su respinta corta di Fusco su conclusione insidiosa di Morelli. Gol che i teramani trovano alcuni istanti più tardi quando Emilio approfitta di un errore grossolano di Consorte, che perde un pallone in fase di impostazione. Il trequartista è un falco e con una conclusione a giro mette alle spalle di Fusco. Terza rete finora in stagione per il numero 10. I padroni di casa non ci stanno e pervengono al pari. Prima del quarto d'ora Akamadu parte sul filo del fuorigioco e riesce a mettere alle spalle di Grace, ma la rete è annullata per posizione di offside. Cresce la manovra del Chieti, che prende fiducia e metri in campo e va di nuovo vicino al pareggio con una conclusione dalla distanza di Mariani. Pallone indirizzato all'angolino, ottima la risposta di Grace in angolo. Prima del riposo l'occasione più nitida per il pareggio teatino. Dimino all'indietro per Fabrizi, che a botta sicura trova sulla sua strada ancora la risposta di Grace. Poi Pietro Antonio non inquadra lo specchio. Ad approcciare la ripresa nel migliore dei modi è il Castelnuovo, che al quinto va vicino al raddoppio con Ripa. L'attaccante sfugge via la difesa di casa, ma la conclusione dell'ex Juve Stabia trova la risposta con i piedi di Fusco. Castelnuovo trova il raddoppio però qualche istante più tardi. Morelli e Caparbio sulla destra a tenere in vita il pallone, che serve al centro per Emilli, che resiste al rientro di un difensore e poi deposita in rete per la sua doppietta di giornata. Il Chieti però è vivo ed è costantemente dentro la partita, quando al quarto d'ora con il neoentrato Verna approfitta di un pallone vacante in area di rigore e di potenza punisce Grace sotto la traversa. Ci crede adesso il Chieti, che un solo giro di lancette più tardi grida al calcio di rigore trattenuto in aria ai danni di Akamadu, ma ad ampi gesti Quarà di Nichelino fa proseguire. Formazione di casa ancora protagonista a metà frazione e uno degli ex di giornata Fabrizi ad avere una colossale occasione al centro dell'area di rigore, ma l'attaccante Cincisca si fa chiudere da un intervento alla disperata di Terrenzio. La formazione di Lucarelli in costante posizione offensiva lascia per forza di cose spazio alle ripartenze del Castelnuovo, che al 25esimo fa le prove col tris con San Severino. La conclusione dell'esterno è respinta da Fusco, poi Prestiani non inquadra lo specchio. Sul finale c'è il tempo anche per vedere il 3-1 a firma di Thomas Prestiani, che dopo la doppietta di Coppa bagna così il suo esordio in campionato. A fine gara Chieti a colloquio con i tifosi della curva Volpi, che chiede maggiore impegno ai propri Beniamini, mentre il Castelnuovo inizia nel migliore dei modi un mese di novembre davvero insidioso. Ma significa che noi stavamo perdendo già da subito, e quando la squadra del Castelnuovo, che ha fatto la sua partita, ha trovato terreno giusto per le loro ripartenze e le loro individualità. E noi la nostra idea ce l'abbiamo, poi è chiaro che pronti via, prendi un gol in quella maniera, il primo tiro in porta della partita, la partita, vi ripeto, si mette in quelle condizioni. Qualche ragazzo casomai è andato un pochettino in difficoltà mentalmente, perché è un discorso esclusivamente mentale, e quindi bisogna lavorare più sulla testa che sulle gambe, e quello è compito mio. No, mi preoccupa solo un po' mentalmente per i ragazzi, per il resto stanno abbattuti giustamente, sono dispiaciuti, però bisogna alzare la testa, bisogna ripartire già da domani con la preparazione dell'altra partita, perché è un campionato che ci metterà sicuramente alla prova, però dalle difficoltà bisogna tirarsi fuori, perché se noi usciamo da queste piccole difficoltà esce fuori un gruppo rafforzato e quindi ci permette di fare dei risultati. Se facciamo fatica a gestire questo momento, significa che dovremo soffrire fino alla fine. Ma oggi i ragazzi della curva, come al solito, non ci hanno contestato. Qualcuno al di là ci hanno chiesto di dare di più, perché vogliono gente che lotta, come noi stiamo cercando di fare, ma in questo momento non raccogliamo. Ma non c'è stata la contestazione da parte della curva. No, no, di aggressività, di cattiveria agonistica ce n'è voluta tanto. Per il campo, per la squadra che affrontavamo, che secondo me è una buonissima squadra. E siamo stati bravi a soffrire in certi momenti, anche se nel primo tempo abbiamo concesso 3-4 situazioni proprio perché abbiamo perso palla in uscita e ci abbiamo regalato noi certe situazioni. Però nello stesso tempo avevamo gli spazi per andare a fargli male, che abbiamo fatto poi anche nel secondo tempo, ma è una situazione che potevamo già chiudere nel primo tempo, però degli errori hanno tenuto in partita i Chieti fino alla fine, e su questo dobbiamo lavorare. Dicevo prima, mentre
Salivo le scale, pensavo al presidente Buccilli. Ad Antonio Buccilli che sì, ti ha voluto. No, no, infatti è stata una persona, penso, importantissima per il Chieri, ma poi è tutte quell'anno che sono stato qui abbiamo fatto delle cose strepitose, le ricordo ben volentieri, sicuramente.